si è riunito a Lodi il comitato di gestione della Cassa di risparmio di Lucca, presieduto da Alberto Varetti e composto da 11 membri, 5 dei quali rappresentanti della città. Si tratta del professor Enrico Castellacci, medico della Nazionale e direttore del Dipartimento di Medicina Sportiva del Campo di Marte, il notaio Antonio Tumbiolo, la neopresidente dell'Industriali Cristina Galeotti e il commercialista Gabriele Nencini. Nel corso della riunione sono stati presentati nel dettaglio la struttura, l'articolazione e i numeri della divisione Banca Popolare di Lodi e sono stati definiti gli ambiti generali in cui i componenti del comitato saranno chiamati a offrire il proprio contributo per la crescita del banco nei territori di riferimento. In una nota la banca fa notare che sarà posta particolare attenzione al mantenimento dell'equilibrio tra la raccolta e gli impieghi. Requisito essenziale, prosegue il comunicato, per proseguire con continuità a sostenere il credito nelle zone presidiate dalla divisione e di conseguenza l'economia locale. Non è di per sé una buona notizia, dal momento che attualmente l'accesso al credito è già difficile. Il comitato si riunirà di nuovo a Lucca, allo scopo di sancire concretamente, si legge ancora nella nota, il presidio attivo e la vicinanza effettiva alla direzione toscana, avviandone i lavori del locale comitato. Forse solo fra qualche tempo si capirà davvero il peso che il comitato potrà avere nelle future scelte strategiche della Cassa di risparmio di Lucca.